Buongiorno, bentornati su Insegnanti si diventa. Allora, questo sarà il secondo video dedicato, diciamo, alla playlist Formiamoci insieme, impariamo insieme, e sarà dedicato all'argomento, dell'intelligenza emotiva, l'empatia, in generale un po' le emozioni, che è un argomento che mi ha sempre interessato fin da quando, insomma, studiavo all'università. Per certi versi anche la tesi è stata indirizzata un po' su questo ambito, ma soprattutto poi successivamente quando ho iniziato a interessarmi un po' di più alle pratiche filosofiche, a come poter utilizzare le pratiche filosofiche in classe. Ed è un argomento che voglio ancora continuare, insomma, ad approfondire, e quindi sono ovviamente questi video nascono per una condivisione, ma reciproca, quindi sono aperto ovviamente a tutti i suggerimenti, consigli, ad ascoltare le vostre esperienze. Quindi lasciate i vostri commenti, oppure scrivetemi anche su Instagram, mi trovate sempre come Insegnanti si diventa, perché appunto è importante che ci sia anche una condivisione. Allora, io vi darò naturalmente qualche spunto che non pretende di essere esaustivo, naturalmente, perché si tratta di argomenti molto ampi da sviluppare, su cui si potrebbe veramente fare un corso universitario. Dunque, innanzitutto, che cosa sono le emozioni? Questa sarebbe un po', come dire, la cornice teorica, il presupposto proprio teorico per poi parlare di competenze emotive, intelligenza emotiva, empatia e tutto il resto. Non possiamo fare, come dire, un approfondimento sulle emozioni, però rispetto a questo tema io vi consiglio in particolare un libro che è quello su cui io mi sono formata, che è di Luca Nave e Maddalena Bisollo, Filosofia del benessere. La cura dei pensieri e delle emozioni. Loro sono due filosofi che si occupano di pratica filosofica, di consulenza filosofica, sia negli ospedali, nelle scuole, di formare i docenti alle pratiche filosofiche, e in particolare tutta la seconda parte è dedicata proprio all'analisi dell'emozione, e diciamo a come la filosofia può essere considerata, tra virgolette, una cura, ma nel senso di una cura filosofica, quindi non una cura in senso di terapia medica, ma proprio la cura intesa come la intendevano i filosofi antichi, l'aver cura di sé. E in particolare si fa riferimento alle scuole di età ellenistica, allo stoicismo, all'epicureismo, agli esercizi spirituali della filosofia tardo-antica di età imperiale, e in particolare al libro, seguendo un po' la traccia, insomma, del libro di Martha Nussbaum, La terapia del desiderio. E vengono proposti, appunto, ripresi alcuni degli esercizi antichi di cura di sé, come dire, quelli che venivano definiti gli esercizi spirituali, per proporre appunto una filosofia come farmaco, ma farmaco inteso appunto come cura delle emozioni, cura dell'anima, perché non si cura appunto la salute, non dipende solo dalla cura, diciamo, dal benessere del corpo, dal benessere fisico, ma anche proprio dalla cura dei pensieri e delle emozioni. La tesi di base sta nel considerare l'emozione, che ancora non abbiamo definito, è appunto la reazione a uno stimolo esterno o interno, attraverso delle reazioni che possono essere psicosomatiche, fisiologiche, ma queste emozioni si basano su delle credenze, su un sistema di credenze, su dei pensieri, ed è per questo che è possibile gestirle, incanalarle. Ma attenzione, quando si parla di gestire le emozioni, non si dice, cioè, non si intende dire che le emozioni debbano essere represse. Perché noi siamo, l'uomo è fatto anche di emozioni, di desideri, di passioni. Pensiamo solo ad Aristotele, a Seneca, alle loro opere. Ma l'uomo è anche ragione, è anche un essere razionale, e attraverso la ragione può intervenire sulle proprie credenze, sul proprio sistema di pensiero, per cercare di incanalare e di gestire al meglio la propria emozione. Ricordiamo solo quanto diceva Epitteto, no? Per cui noi non.
Non soffriamo per le cose che accadono, ma per le opinioni che noi ci creiamo sulle cose, no? Quindi a volte anche solo modificare il nostro modo di pensare, un evento, di pensare, una determinata situazione, ci permette di, vivere meglio, a livello di emozione quello stesso evento, quella stessa situazione. Io assolutamente vi consiglio questo libro perché ci sono anche proprio degli esercizi pratici, ma, ovviamente anche tutti i libri dei filosofi di questo periodo, di età ellenistica, tardo antica, come Epitteto, Seneca, Marco Aurelio, solo per citarne alcuni. Veniamo invece a quello che è l'argomento essenziale del video e in particolare alla teoria dell'intelligenza emotiva, la definizione di intelligenza emotiva data da Goleman, Daniel Goleman. Nel suo libro, appunto, Intelligenza emotiva. Poi, insomma, ci sono stati tanti altri libri, sempre di Goleman, anche di altri, come Lavorare con intelligenza emotiva a scuola. Quindi io assolutamente vi consiglio di approfondire se vi interessa questo argomento, grazie a questi testi. E, che cos'è l'intelligenza emotiva? È una competenza. È una competenza che permette di gestire, di riconoscere e gestire le proprie e le altrui emozioni. È un allenamento, naturalmente, ecco perché si ritorna al tema, no, dell'esercizio filosofico, e in questo la filosofia può veramente aiutare, se intendiamo la filosofia non come semplice studio, no, della storia della filosofia, ma come una pratica, ed è quello, diciamo, la concezione che io ho sviluppato, insomma, della filosofia grazie ai miei studi. E appunto l'intelligenza emotiva comprende, è strutturata in altre, comprende varie sottocompetenze, che sono appunto le competenze intrapersonali, cioè quelle che riguardano la propria sfera emotiva, la gestione delle proprie emozioni, le competenze interpersonali, quindi riguardano invece la relazione con gli altri, la comprensione, no, degli altri, per esempio l'empatia. Poi ci sono le competenze adattive, per esempio la resilienza, molto importante, che nella crescita personale di un individuo è veramente qualcosa di difficile da raggiungere e che probabilmente durerà per tutta la vita. Cos'è la resilienza? La capacità di superare gli ostacoli e le sofferenze e reagire, no, a questi ostacoli. Ovviamente io non sono una psicologa, quindi perdonate se i miei termini non sono totalmente precisi. E poi, per esempio, quindi abbiamo detto la resilienza, la motivazione, la capacità di motivare se stessi al raggiungimento di uno scopo, di un obiettivo. E poi ci sono le competenze emotive, quindi la socialità, la relazione, lo stare con gli altri. Tutti questi rientrano appunto nell'ambito dell'intelligenza emotiva. Purtroppo la scuola italiana, e Goleman lo riconosce, ha sempre, come dire, posto l'attenzione e l'accento sull'intelligenza, sulla competenza cognitiva, no? Di tipo logico-matematico, di tipo verbale, linguistico. Ecco che allora ritorna anche la teoria di Gardner delle intelligenze multiple. Quindi, quella teoria secondo cui appunto ogni individuo ha diverse intelligenze, ma magari ognuno sviluppa meglio una intelligenza rispetto alle altre, ma non esiste solo l'intelligenza logico-matematica o quella linguistica o verbale. E infatti sia Goleman che Gardner ritengono che sia importante oggi, soprattutto poi noi nel momento in cui stiamo vivendo, nel momento attuale, sia comunque importante sviluppare fin da bambini, proprio fin da piccoli, anche l'intelligenza emotiva, quindi le competenze, come abbiamo detto, intrapersonali, interpersonali, adattive ed emotive, per formare appunto dei cittadini, degli individui che siano autonomi e responsabili e che sappiano quindi affrontare anche la complessità, le sfide del mondo una volta usciti dal contesto scolastico. Questo significa che l'insegnante avrà un diverso ruolo, no? L'insegnante diventerà sempre più una guida, perché è attraverso l'esempio, lo sappiamo, è attraverso l'esempio che si educa, che si forma, e quindi è l'insegnante in prima persona che deve aver sviluppato la propria intelligenza emotiva ed essere diventato in grado
grado di gestire le proprie emozioni anche in una situazione di stress, di tensione, di problematica. I ragazzi vedono come l'insegnante reagisce e ovviamente l'esempio, no, di come, del comportamento che l'insegnante ha tenuto li educa, li forma, rimane nella mente degli studenti. È solo in questo modo che quindi l'insegnante diventa una sorta, cioè, esercita una sorta di leadership, ma una leadership positiva, appunto, che lo fa diventare una guida rispetto agli alunni, ma semplicemente perché ha avuto più esperienze, un'età più matura, quindi ha attraverso le esperienze provato ad acquisire maggiormente, no, queste competenze. E questa situazione, questa condizione di leader, di guida, è ciò che poi conferisce autorevolezza all'insegnante. Goleman distingue proprio l'autorevolezza dall'autorità, lo sappiamo. L'autorevolezza porta con sé il rispetto, non è necessario essere autoritari per ottenere rispetto, ma il rispetto si ottiene proprio dalla propria persona, no? Dal ciò che si trasmette proprio al di là delle parole, al di là di ciò che si insegna, ciò che si dice. Una delle competenze emotive più importanti è l'empatia. Se volete, se vi interessa, poi possiamo anche approfondire maggiormente in altri video. In che cosa consiste l'empatia? L'empatia, dal greco, lo sapete, empatheia, cioè soffrire, stare dentro la sofferenza, quindi però va distinta dalla compassione intesa in senso negativo, intesa in senso come compatimento. La compassione buddista, la compassione di tipo orientale, è proprio l'empatia di tipo che noi conosciamo, che conosciamo noi occidentali, appunto il soffrire con, l'immedesimarsi nelle sentire quindi le emozioni dell'altro, perché le si riconosce come emozioni che si sono vissute sulla propria pelle. Quindi questa empatia ha anche una componente neurobiologica, lo sappiamo dopo la scoperta da parte di Rizzolatti ed altri dei famosi neuroni specchio, cioè quei neuroni che si attivano nel momento in cui si vede qualcun altro soffrire o provare una determinata emozione. Noi insomma ne facciamo esperienza abbastanza, in maniera abbastanza condivisa, universale. Quando vediamo un bambino piangere, di solito proviamo appunto un'empatia, no? Sentiamo di se abbiamo sviluppato una certa sensibilità, comunque sentiamo di empatizzare con il bambino, così come quando sentiamo una persona gioiosa, solare, molto sorridente, a volte questa gioia è, come dire, è contagiosa, no? In positivo. Ma poi in realtà sembrano cose molto innovative, studi così innovativi, ma in realtà ne parlava già Aristotele, se vogliamo. Se noi ci rifacciamo alla poetica e appunto all'analisi che Aristotele fa della tragedia, quando parla della catarsi, no? Della purificazione delle proprie passioni, delle proprie emozioni attraverso l'immedesimazione nelle emozioni dei personaggi in scena, quindi degli attori, questo provoca appunto phobos, eleos, quindi paura, terrore per ciò che può accadere. Poi sappiamo quanto la tragedia insomma portasse anche a esiti appunto tragici, e quello che permette appunto di immedesimarsi con l'altro permette poi di condividere l'emozione, quindi di purificare anche la propria stessa emozione. Detto questo, quindi, questi sono appunto giusto degli spunti, no, per riflettere. Poi magari nei prossimi video parleremo maggiormente di come lavorare sulle emozioni. Quindi vi lascio con questa domanda. Io, per quanto vi dico la mia esperienza, insomma, per come lavorare, cioè il fatto è come lavorare sulle emozioni, come sviluppare intelligenza emotiva in classe. Naturalmente le attività possono essere diversificate, devono essere diversificate a seconda del target degli alunni con cui lavoriamo. Quindi è chiaro che con i bambini della primaria, perché l'intelligenza emotiva, vi ripeto, è qualcosa che si può sviluppare proprio fin dalla tenerissima età. Con i bambini quindi della scuola primaria si può per esempio lavorare con le faccine delle emozioni,
con i racconti, per esempio, riutilizzare i racconti della Philosophy for Children, quelli per esempio di Matthew Lipman, per sviluppare empatia, competenze emotive, competenze sociali, relazionali. Con i ragazzi più grandi, per esempio, io nel mio caso ritengo utile utilizzare le pratiche filosofiche, il dialogo socratico, il circle time, proprio perché questa metodologia, il fatto di lavorare insieme, no? E di dialogare, di discutere, di mettersi nei panni dell'altro, anche per esempio attraverso il debate, quindi immedesimarsi, una posizione contraria alla propria, naturalmente, aiuta a sviluppare queste competenze, sociali, relazionali, che poi possono essere trasferite in tutti gli ambiti, della vita quotidiana. Naturalmente, però, se voi avete altre esperienze, altre idee su come lavorare, sulle emozioni, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva e dell'empatia in classe, scrivete nei commenti, venite su Instagram dove riesco a essere un pochino più attiva e fatemi sapere se volete approfondire, questo tema o altri, quali sono gli argomenti che vi interesserebbe approfondire. Io intanto vi saluto e vi aspetto nel prossimo video e sul profilo Instagram. Ciao e alla prossima!